Ma c'è un problema molto molto grosso quando si fa una parallela. E allora benvenuti riperiani a un nuovo video di questo canale. Oggi guardiamo come io ho reinventato, non è vero, il modo di fare le parallele. Moltissimi di voi magari fanno compressioni parallele o altri tipi di processi in parallelo, ma c'è un problema molto molto grosso quando si fa una parallela. Se tu hai un canale e ci fai ad esempio una compressione parallela di fianco, nel momento in cui vai ad alzare il volume della parallela, alzerai il volume di ascolto in cuffia o in cassa. Il problema è che per il cervello umano più volume è uguale a meglio, sempre, ok? È meglio, anche se fa più cagare, ma soltanto il fatto che abbia un volume maggiore ti fa dire: ah, bella sta parallela. Come si faceva un tempo? Si usavano due manine, ok, sul mixer, cioè tu avevi due canali, quello del canale della parallela, e avevi la possibilità di, alzando la parallela, o abbassare il volume delle tue casse, o abbassare un master group, una cosa del genere. Quindi poter fare una decisione di quanta parallela e quanto, diciamo, segnale originale mettere, mantenendo il volume d'ascolto uguale, o magari avevi lo schiavo, l'assistente, queste cose che non esistono più negli studi, che ti teneva il volume sempre uguale delle casse. Questo qui ovviamente non si può fare nel mondo moderno, perché abbiamo il mouse, che è uno solo punto di contatto tra noi e la nostra DAW. Quindi se noi abbiamo il nostro segnale di queste drums e la nostra parallela in colore rosa, mettiamo, che ne so, un 1176 a caso, vediamo un bel gain in ingresso, gain in uscita, e noi abbiamo questo problema, cioè che ok, con l'aggiunta della parallela sembra più figo, semplicemente perché è aumentato il volume. Come sto ultimamente risolvendo questa cosa? Con un plugin gratuito che si chiama Luveler. Il Luveler 64 bit, apritelo di default, l'unica cosa che dovete cambiare è dare il max gain a 30 dB, vi terrà qualsiasi cosa allo stesso volume, cioè lui punterà i meno 20 LUFS e vi terrà lì il vostro segnale. Questo cosa vi permette di fare? Se facciamo una mandata in questi due nel Luveler, vedete che io, se abbasso il volume, lui cerca di tenermelo comunque lì, se lo alzo di molto lui me lo riabbassa e me lo tiene sempre costante. Sentite che dopo un po' lui me lo corregge e me lo riporta su. Questo cosa mi permette di fare? Mi permette di aumentare la mia parallela. Questo farà scendere il volume generale e quindi io mi ritroverò poi alla fine con un volume sempre costante e potrò scegliere effettivamente quanta parallela mettere. Ad esempio così è molto più alta. È molto più alto questo bilanciamento rispetto a quello che avrei fatto semplicemente tirando sul volume. Poi posso togliere il mio Luveler e godermi la mia parallela. Ho ottenuto molto più punch, molto più groove, ma ho appunto scelto quanta parallela reinserire all'interno del mio mix tenendo appunto questo Luveler attaccato. La stessa cosa può essere fatta con distorsioni parallele. Ad esempio, se andiamo a distorcere con un Neutron, andiamo a mettere il nostro exciterone, che ne so, soltanto sulle basse, ok, andiamo a fare così. Io in questo modo posso, all'aumentare della parallela, mi scenderà il volume generale. E posso, senza sbalzi di volume, ad esempio dire: sai che mi sta prendendo un pochino troppe alte, facciamolo un pochino più scuro. Senza. E anche quando faccio il con e senza, il fatto che lui non mi dà sbalzi di volume mi fa fare delle decisioni migliori. Ok, poi posso togliere il Luveler e godermi maybe un po' too much. Possiamo andare sempre col Neutron, magari a gatearlo, ok? Quindi riaccivo il mio Luveler, metto un gate. Yeah.
Un altro esempio è, che ne so, vogliamo mettere una room su queste percussioni, mettiamo la nostra room, e anche questa room, se l'aggiungo, mi porterebbe su, ok, il volume generale. Mentre vedete che se do molto riverbero, lui mi abbassa il volume in ascolto e me lo tiene costante. Ed è un modo sicuramente molto molto figo di operare. Unico pericolo cos'è? Come vedete, ho clippato entrambi i canali, perché andando a pushare così tanto molto spesso vado oltre il gain staging consigliato da tutti, ok, meno che da me, penso, nel mondo. Cosa potete fare? Potete ottenere un target level un pochino più alto, farlo andare magari a meno 14, in modo che vi porterà a tenere tutti i volumi più bassi, ok? Quindi al posto di meno 20 magari andate a meno 14 più in alto, questo vi porterà a tenere tutti i volumi un pochino più bassi. Però vedete che vado a ricercare quando il groove è giusto, ok? Cambiare anche magari un po' le mandate. Vedete che però troviamo a volte anche degli happy, come si dicono, happy accidents, tirando molto questa distorsione gli hi-hat diventano molto belli, diventa molto molto groovato. Magari posso trovare una distorsione un pochino diversa. E trovo, vedete, questi groove molto molto migliori che non avrei mai trovato se avessi avuto delle scompensazioni di livello molto molto alte. Questo qui è il mio brevissimo consiglio di oggi. Mi sta abbastanza svoltando. Questa è una cosa che a volte uso anche proprio in mix. Ad esempio, hai una traccia di pianoforte e di voce. Se metto un Luveller sul master o un Trileveller o un playlist rider della Waves, io aumento il pianoforte e lui mi abbasserà il volume del master in automatico, facendomi sentire soltanto il rapporto relativo tra gli strumenti. Questa qui è una tecnica che spiego molto bene nel mio corso, purtroppo quello a pagamento, quello che c'è su Improve Your Mix. Faccio tutto un grossissimo excursus che è metà tra una browerizzazione, metà un po' di questa tecnica, cioè tutto un discorso un pochino più completo. Non è per essere stronzi, non ve la dico, perché qua è gratis, è di là a pagamento, io non guadagno pochissimo dalla vendita di quei corsi, ma è semplicemente perché lì è spiegato in 8-5 ore, quante cazzo sono, insomma una roba un pochino più semplice. Su YouTube non posso fermarmi 5 ore a spiegarti una cosa, perché altrimenti avresti già cliccato fuori da questo video. Però funzionamento generale è questo qua. Il Luveller è gratuito, 32 bit anche Mac se non sbaglio. Poi se no appunto usare il Playlist Rider, quello della Waves. Playlist Rider, mi raccomando, spegni il tonal character, e anche qui vedi puoi mettere meno 14, puoi metterlo in fast o in slow, ci sono più modi in cui risponde. Oppure puoi usare il Trileveller della Sonic Anomaly, occhio al gate che non sia troppo alto, togli l'auto threshold del gate, hai il tuo target, anche qui meno 14, meno 23, quello che vuoi. Il mio consiglio è magari non tenere attivo queste dinamiche molto molto veloci, perché potrebbero cambiare il modo con cui interagisci con le parallele. Nella modalità slow o magari con 5 dB al massimo di medium si comporta molto molto meglio. Niente, era un video velocissimo, così pronti via, ci vediamo al prossimo, dove ti faccio vedere il mio nuovo modo di mixare, perché mixo al contrario ultimamente. Anche quel video cambierà tutto il modo di far incazzare un sacco di gente, ne sono più che sicuro.